Libri per sognatori svegli. Il podcast di Spazio Interiore. A cura di Fonte Fantasia. Buongiorno a tutti e bentrovati per questa nuova puntata. Nell'appuntamento di oggi ci occuperemo di un autore a noi particolarmente caro, Frederick Dodson. Personalità eclettica e versatile, le cui musiche fanno da colonna sonora agli episodi della terza stagione del nostro podcast, Dodson è autore di numerosi testi pubblicati in italiano da Edizioni Spazio Interiore, tra cui il protagonista di oggi, Corso di Intuizione, edito nell'aprile 2022. L'intuizione non spiega né giustifica, si limita a indicare la strada. Con questa frase, l'autore ci dà subito una chiara indicazione rispetto all'importanza di tornare in contatto con questa straordinaria capacità umana. L'intuizione è la capacità di comprendere qualcosa all'istante, senza la necessità di dover ricorrere al pensiero cosciente, e si rivela molto più precisa di altre facoltà. Essa nasce all'improvviso dentro di noi, quando ci troviamo in uno stato equilibrato, non focalizzato, privo di resistenze, vigile, rilassato e sereno, e si dimostra un'ottima guida, in grado di farci comprendere al volo il significato delle cose, il loro funzionamento, la realtà che ci circonda e la direzione migliore da seguire. In questo testo, Dodson, coach e conferenziere internazionale, particolarmente amato per il bestseller Universi paralleli del sé, non si limita a spiegare l'intuizione da molte angolazioni diverse. L'autore, infatti, oltre a delineare un quadro chiaro ed esaustivo delle potenzialità di questo prezioso dono, ci fornisce anche istruzioni, metodi operativi e tecniche pratiche per imparare a prestare ascolto a quella voce interiore dalla quale scaturisce l'intuizione, a discernere la verità dalla finzione e a fidarci pienamente di noi stessi. Corso di Intuizione, pertanto, è un vero manuale, semplice, pratico e ricco di esempi ed esercizi, che allena a cogliere le intuizioni e a metterle a frutto, trasformando la propria vita in una serie di scelte efficaci e di successo. Ideatore anche della Reality Creation, quel rivoluzionario metodo per focalizzare attenzione, immaginazione e azione sui risultati ambiti per realizzare i propri desideri, Dodson ci ricorda che seguire l'intuizione non comporta mai impegnarsi a fondo. E aggiunge: se una cosa ti richiede troppo impegno, significa che in realtà non ci credi. La gente si sforza troppo quando vuole qualcosa. Un grande impegno può certamente portare risultati, ma occorre molto tempo. In realtà, solo chi ha poca fiducia si impegna troppo. Chi è fiducioso non fa sforzi. Un'azione costante, tranquilla e graduale funziona molto meglio di uno sforzo improvviso e occasionale. Quando siamo guidati dall'intuizione, la cosa giusta da fare si palesa senza sforzo. Se non ci credete, vi invito ad ascoltare le pagine che seguono. Capitolo 1. Vivere secondo intuizione. L'intuizione è la capacità di comprendere qualcosa all'istante, senza dover ricorrere al pensiero cosciente. Eccone alcuni sinonimi riportati nei dizionari: sensazione, presentimento, ispirazione, percezione, premonizione, istinto, conoscenza innata, intuito. Altri termini elencati come sinonimi, ma che non si riferiscono esattamente alla stessa cosa, sono chiaroveggenza, seconda vista, sesto senso, discernimento e impulso. Man mano che evolve, l'uomo vive una vita più incentrata sull'intuizione che non sulle sue abituali reazioni psicofisiche. Il passaggio dalla coscienza animale, sopravvivenza, alla coscienza razionale, informazione, e infine alla coscienza spirituale, intuizione, è caratterizzato da una maggiore fiducia nell'intelligenza cosmica. Contrariamente a quanto si crede, l'intuizione è molto più precisa di altre facoltà. A essa devo gran parte del mio successo e della mia felicità,
anche se le decisioni che prendo sono spesso in conflitto con il normale modo di ragionare. Lo scopo di questo libro è esaminare l'intuizione da punti di vista diversi, per dare al lettore la possibilità di cogliere chiaramente il valore di questo dono ed elevare il proprio livello di coscienza. L'intuizione non spiega né giustifica, si limita a indicare la strada. Poiché non segue la logica terrestre, non sempre sembra ragionevole. Le sue indicazioni sono semplici: di là, oppure di qua. A volte è sommersa dal rumore della vita quotidiana o dal turbinio della mente. In uno stato di calma, però, riesci senz'altro a distinguerla. L'intuizione è un'informazione che proviene da un piano alto. È la visione d'insieme. Un personaggio all'interno di un quadro non può vedere l'intero quadro. Dalla sua posizione potrebbe giudicare la situazione X negativa. Ma una visione più ampia rivelerebbe che senza la situazione X non si sarebbe mai verificata la situazione Y, che invece è un fatto positivo. Un esempio. Da adolescente fui licenziato dal mio primo lavoro in un negozio di scarpe. Per i miei genitori fu una disgrazia, ma io la considerai una benedizione. Sentivo intuitivamente che ero destinato a fare qualcosa di più grande che vendere scarpe da ginnastica. Se fossi rimasto, forse oggi avrei ancora fatto il commesso, anziché essere l'autore di 25 libri e tenere seminari in tutto il mondo. Una volta, mentre guidavo in autostrada, sentii di non dover cambiare corsia nonostante un'auto alle mie spalle mi stesse lampeggiando per poter sorpassare. Non mi succede mai di ostacolare il sorpasso di auto più veloci, ma quel giorno non mi spostai. La mia compagna mi chiese: «Perché non cambi corsia? C'è uno che vuole passare». In quell'istante un'auto sterzò bruscamente, finendo nella corsia che avrei occupato se avessi agevolato il sorpasso. Sarebbe stato un incidente mortale. «Ecco perché», risposi baldanzoso. Intuizioni del genere si verificano quando la mente è serena. Una cosa la sai e basta. Senza bisogno di spiegazioni, il cuore ci arriva molto prima della mente. Nella frazione di secondo che precede l'arrivo dei pensieri, l'intuizione già sa. Ma appena inizi a pensare, quel sapere immediato svanisce. Conoscere questi meccanismi può essere utile per imparare una lingua straniera, usare il computer, giocare a tennis, scegliere un partner, capire la prossima mossa da fare, distinguere la verità dalle bugie, leggere l'energia di persone, oggetti e luoghi, qualsiasi cosa. Hai mai sentito cosa dicono gli atleti professionisti? Appena inizio a pensare, perdo la partita. Ciò succede perché le performance di alto livello si fondano sulla programmazione subconscia e in parte anche sull'intuizione, entrambe svincolate dal pensiero cosciente. In generale, si tende a equiparare pensiero e intelligenza, il che secondo me non è corretto. In 25 anni di lavoro come coach nel campo della crescita personale, ho imparato che molto spesso la causa dei problemi è un uso eccessivo del pensiero, a discapito del sapere innato. Nonostante questa conoscenza intuitiva che hai dentro, ti fidi molto di più della conoscenza esteriore, di cui fanno parte anche le cose scritte in questo libro. Tale sfiducia non solo non ti serve, ma è anche un velo che oscura la tua luce. Nella mia esperienza, appena apro un'email con una proposta commerciale, so già intuitivamente se vorrò collaborare con la persona che mi ha contattato o no, anche prima di aver cercato informazioni su Google o aver incontrato quella persona. Quando ho davanti un nuovo software, imparo a usarlo cliccando qua e là in modo intuitivo. Se mi offrono un ottimo investimento in borsa, sento subito se ne vale la pena o meno. Anche quando prendo in mano un libro, so immediatamente se fa per me. Come faccio? Mi fido del primo lampo di intuizione, quello che precede di una frazione di secondo il pensiero. Non c'è niente di sconosciuto per il sé superiore. È il sé inferiore, l'ego accecato da avversioni e desideri, confuso e indottrinato a essere costantemente perplesso. L'intuizione può aiutarti anche a padroneggiare in pochi secondi conoscenze che normalmente richiedono anni di studio. Ad esempio,
non ho mai avuto il minimo interesse per il mercato azionario. Mai letto un libro sull'argomento, né parlato con esperti del settore. Eppure i miei investimenti in borsa vanno più che bene. L'intuizione fa risparmiare un sacco di tempo. Nell'attuale stato evolutivo, gran parte dell'umanità non ha ancora pienamente sviluppato la facoltà dell'intuizione. Riusciamo a cogliere solo barlumi dell'intelligenza superiore che risiede oltre i confini della nostra mente. Molti neanche pensano all'intuizione come a una vera e propria facoltà. Su internet si sente spesso dire che l'intuizione non è precisa, che non ci si può contare. Ma io penso questo: se è imprecisa, non è intuizione. La risposta intuitiva alla domanda che ti sei posto è sempre immediata e spontanea, perché appena inizi a riflettere, l'intuizione sparisce, sovrastata dalla mente analitica. Puoi percepire in che stato è una persona nel momento stesso in cui la incontri, ma se inizi a pensare, svanisce tutto. Cercare di sentire la delicata voce dell'intuizione in mezzo a una tempesta di pensieri è un po' come cercare di sentire il rumore di uno spillo che cade per terra durante un concerto rock. La meditazione ci aiuta a raggiungere lo stato di non mente, a lasciare andare i pensieri, a ridurre il rumore interiore. È dunque evidente quale sia la caratteristica dell'attività mentale, anche senza bisogno di definizioni. Con ciò non voglio screditare il valore del pensiero. Semplicemente credo che sia sopravvalutato. Molto del nostro pensare è frutto di indottrinamento. Facciamo nostri tutti i pensieri, positivi o negativi che siano, di genitori, educatori e insegnanti, così come incorporiamo tutti i pensieri della società trasmessi dai mass media. Per questo, più rimani in uno stato di non mente o poca mente, più sai e meno ti affidi alla conoscenza distorta divulgata dai media e dalla scuola. L'intuizione a volte ti suggerisce cose che sono difficili da spiegare agli altri. Qualche tempo fa ero a un seminario quando una collega che stava partendo si offrì di lasciarmi la sua camera con balcone. La mia stanza era più piccola della sua e senza balcone, ma io le risposi che non volevo cambiare. Ciononostante, prima di partire andò in portineria e mi riservò la sua camera con balcone. Dovetti insistere per rimanere dov'ero. Nessuno capiva le ragioni della mia scelta, visto che l'altra camera era decisamente migliore. Come facevo a spiegare che volevo rimanere in quella stanza perché era la numero 160 e la somma delle cifre fa 7? Non sembra un valido motivo. Ma la stanza in cui ero stato in un seminario precedente era la numero 34, la cui somma è 7, e quella ancora prima era la 205, che fa ancora 7. E non scherzo, prima ancora avevo avuto la 232. Sapevo che non erano coincidenze, ma il segno che mi trovavo all'interno di uno schema trascendente. Datemi pure del superstizioso, ma cambiare stanza avrebbe interrotto quel flusso positivo. Se a volte il mio comportamento sembra bizzarro, è solo perché seguo l'intuizione, la sincronicità, e non quello che tutti si aspettano. Agisco secondo le mie ragioni, non secondo le ragioni del mondo, e ciò mi ha sempre reso un buon servizio. Ci sono troppe informazioni in giro, troppa complessità. Io preferisco basarmi sull'intuizione. Ho fatto un elenco delle situazioni paranormali o intuitive che mi sono capitate, e solo quest'anno ne ho contate 30. Ad esempio, una volta, mentre mi stavo addormentando, ebbi il pensiero di sparare un colpo di fucile. Di lì a poco la mia compagna si svegliò di soprassalto, dicendo di aver sentito uno sparo. Certo, le spiegai. Non so perché, ma prima avevo immaginato di stare sparando. Lei aveva colto telepaticamente quel pensiero mentre dormiva. Il rilassamento profondo e il sonno sono momenti altamente ricettivi che favoriscono intuizione e chiaroveggenza. In quell'elenco ho annotato situazioni talmente fuori da qualsiasi logica che esito a condividerle con altri. Quando ne parlo, infatti, la gente scuote la testa e si rifiuta di crederci perché le considera assurdità. Ma per chi vive secondo intuizione, la magia è cosa di tutti i giorni. Ci sono solo due modi per conoscere a fondo qualcosa. 1.
Esaminare quella cosa da centinaia di punti di vista diversi, studiandone ogni singolo aspetto e minimo dettaglio. 2. Lasciare andare i pensieri e mettersi in modalità ricettiva per accogliere la conoscenza intuitiva. Amo molto la lettura e lo studio. Ho letto migliaia di libri sugli argomenti più disparati, ma non ho né il tempo né l'attenzione per imparare tutto. Pertanto, quando ho bisogno di informazioni, o mi affido a un esperto o ricorro all'intuizione, che è la banca dati universale della conoscenza. Non serve sapere come è fatto un computer per poterlo usare. Quando guardi una persona per strada, puoi percepire immediatamente il tipo di vita che conduce, così come sai all'istante se un percorso non fa per te. È chiaro che sei libero di non seguire l'intuizione, ma sappi che ignorandola commetti un grave errore. Se ti chiedi come faccio a sapere se l'impressione che ho è un'intuizione, significa che stai pensando e che l'intuizione se n'è già andata. A quel punto sgombera la mente dai pensieri, rilassati, lascia andare tutto ciò che credi di sapere e guarda alla situazione con occhi nuovi, in uno stato di non mente. Quando osservi una cosa senza attribuirle alcun significato, opinione, etichetta o giudizio, torni a vedere chiaramente. Per meglio comprendere la differenza tra l'intuizione e le altre facoltà spirituali che abbiamo citato, diciamo che la chiaroveggenza, la seconda vista e il sesto senso sono collegati al terzo occhio, il chakra della fronte, mentre l'intuizione è collegata al sé superiore, chakra della corona. Il discernimento può essere influenzato dall'intuizione, ma anche dalla conoscenza e dall'esperienza. L'istinto, invece, facoltà che abbiamo in comune con gli animali, appartiene a una consapevolezza di livello inferiore. Spesso il termine istinto è usato col significato di intuizione, come nella nota espressione «segui il tuo istinto». Gli istinti, in realtà, sono impulsi che provengono dal corpo. In parole povere, se i chakra coinvolti sono quelli collegati agli organi sessuali o allo stomaco, sensazione di pancia, stai agendo di istinto. Le sensazioni si assomigliano, anche se la provenienza è diversa. Ecco perché molti con istinto intendono intuizione. La vera voce interiore. Le voci che sentiamo nella nostra testa sono tante e contraddittorie, per cui ci chiediamo, come si fa a distinguere quelle giuste da quelle sbagliate? La visione duale, tuttavia, sì o no, corretto o sbagliato, appartiene alla mente. La coscienza ha una prospettiva più ampia. Essa non solo comprende il lato positivo e negativo di ogni scelta, ma è anche in grado di vedere una molteplicità di opzioni. Alcune di queste voci interiori ti parlano di salute, dimagrisci, non fumare, fai ginnastica, di sicurezza finanziaria e carriera, basta meditare tutto il giorno, alzati e produci qualcosa, fannullone. O di vita sociale, rilassati, non si tratta di fare ma di essere, esci con gli amici, fatti una sigaretta. Altre hanno a che fare con i giudizi e le critiche del genitore interiore, non devi, non puoi, o anche con la vita spirituale. Perché non mediti di più? Perché preghi solo quando hai problemi? Le voci sono spesso contraddittorie e in conflitto tra loro. Quando lo scontro che generano diventa intollerabile, anziché prendere il controllo della situazione, la gente inizia a cercare aiuto all'esterno, rivolgendosi al guru, alla religione, all'azienda, al governo di turno o a qualsiasi altro sostituto della figura genitoriale per sapere cosa fare. In tal modo si sente sicura e protetta, e ciò attenua il conflitto interiore. È più facile seguire le indicazioni di qualcuno che assumersi la responsabilità di scegliere per conto proprio. Le risposte su ciò che è giusto o sbagliato, su cosa si deve o non si deve fare, vengono cercate all'esterno. Vivere così è più semplice, ma ti toglie potere. Sicuramente è meglio che rimanere vittima delle proprie contraddizioni. Ma che siano i conflitti interiori o un'autorità esterna a gestire la tua vita, resta il fatto che non sei tu a definire, creare o scegliere ciò che vuoi. Tutte queste voci,
così come i personaggi che interiorizziamo, derivano dalla nostra infanzia, l'età in cui veniamo programmati con ogni genere di informazioni. Non tutto quello che ci viene instillato è falso o inaffidabile. Ci sono sia cose valide che spazzatura. Come si fa a distinguere allora? Se la voce nasce da emozioni di natura inferiore, paura, dolore, senso di colpa o rabbia, allora è una voce interiore falsata. Se invece proviene da coraggio, integrità o amore, è autentica. Chi ha autorità sulle voci? Colui che non si identifica con i personaggi interiori, ma osserva tutte le identità da fuori. Se hai interiorizzato l'idea «sono una persona cattiva», una parte di te cercherà di dimostrare che sei cattivo e un'altra che non lo sei. Ma nessuna delle due ha l'autorità del capo. Il capo osserva con distacco tutte le voci. Quando ti distacchi e osservi le varie identità, stai facendo il capo. Ma se non riesci a vederle, vuol dire che ti sei identificato e credi di essere quelle voci. Fai una prova proprio adesso, mentre leggi questo libro. Stai cercando di afferrare i concetti nel modo giusto e di non sbagliare? Quello non sei tu, ma il tuo bambino interiore è impaurito. Il vero te non è terrorizzato dagli sbagli. Ti chiedi se questo libro è una perdita di tempo? È la tua identità professionale e finanziaria che parla. Il vero te non si preoccupa del tempo. Hai delle riserve perché il libro ti sembra troppo impegnativo? Stavolta è l'identità sociale a intervenire. Il vero te non si sente oberato di lavoro. Sei annoiato dalle informazioni esposte? Ora è la tua identità annoiata a parlare. Il vero te non si preoccupa della noia. Stai suddividendo le informazioni in vecchie e nuove? Ancora una volta non sei tu, ma la tua identità classificante. Il capo, generalmente uno che osserva e decide. Non reagisce, non analizza, non definisce, non giustifica e non difende. Piuttosto, ascolta con distacco le opinioni di tutte le identità, dopodiché si prende il suo tempo prima di agire. Il capo riesce a vedere numerose opzioni e possibilità, ma non è detto che faccia una scelta. Non chiede a nessuno «dovrei» o «non dovrei», non pensa in termini di dualità, non si domanda «il modo giusto di vivere è questo o quello?». Infatti, nella realtà delle cose, a volte la scelta giusta è A, a volte è B, a volte nessuna delle due. Voler applicare l'opzione A ad ogni situazione significa andare incontro a sicura sofferenza. Il capo sa che la vita non è fissa, ma fluisce e cambia di continuo. Anche se si comporta principalmente come un osservatore, non è passivo né inerte. Le sue prese di posizione e le azioni che intraprende provengono però da uno spazio di serenità in cui, una volta che ha deciso, non ha più alcun dubbio ed è convinto al 100% della sua scelta. È proprio a causa dell'incertezza, infatti, che le voci conflittuali prendono il sopravvento. In assenza di una chiara decisione, l'attenzione non riesce a focalizzarsi. Le azioni del capo si basano quasi sempre sulla pura intuizione. Se le scelte che fai nel presente non sono influenzate da esperienze passate, pressioni esterne o voci interiori, su cosa si fondano? Personalmente, mi alleno a fare il capo. Ad esempio, nel mio ultimo seminario non ho usato le slide che facevano parte del materiale del corso e che avevo impiegato negli altri seminari. Questo perché, fin dal primo momento, avevo deciso di improvvisare anziché basarmi sulle esperienze passate, le mie voci interiori o le aspettative altrui. Svincolato da ogni tipo di concettualizzazione, ho portato avanti il corso con le intuizioni che affioravano al momento. Non c'è modo migliore o più efficace di fare le cose. La preparazione e l'esperienza sono utili quando ti senti insicuro, quando non riesci ad assumere il ruolo del capo e agisci identificandoti con una delle tante voci interiori, anziché col sé superiore. Ma se ti allontani dalle voci e ritrovi il tuo autentico sé, non hai più bisogno di appoggiarti a niente, perché tutto fluisce in modo sorprendentemente spontaneo.
Dal capitolo 4. Sfiducia e sicurezza. La mancanza di fiducia in se stessi e nella vita ostacola l'esercizio delle facoltà intuitive. Il dubbio e la scarsa sicurezza nascono dall'osservazione dei comportamenti altrui. I bambini molto piccoli si fidano totalmente del prossimo e dimostrano esuberante sicurezza. Poi, col tempo, vedono che amici, genitori e insegnanti dicono bugie, infrangono promesse. Diventando adulti, continuano a vedere persone che mentono e non mantengono la parola data, come partner, esponenti dei media, amministratori delegati, politici. Chi perde la fiducia in un contesto traumatico tende ad attrarre a livello subconscio altre situazioni di delusione o abuso. Il risultato è una vita piena di sospetto, paranoie e insicurezza. Infatti, la mente subconscia registra questi fatti e trae le sue conclusioni. Allora, tutti dicono bugie, sempre, per cui non ci si può fidare di niente e di nessuno. Quando anche la mente conscia volesse iniziare a fidarsi, il subconscio, che è molto più potente, avrebbe la meglio sulla nuova decisione e la persona continuerebbe a non fidarsi. Poiché l'intuizione si fonda sulla fede e sulla fiducia, vediamo come si possono sviluppare questi stati. Il mondo esterno ci offre poche occasioni per imparare a fidarci. Contare su un politico, un capo d'azienda o un coniuge per costruire il proprio senso di fiducia è la strada sbagliata. La sicurezza che cerchi la trovi solo all'interno. Diventi sicuro solo quando riesci a fidarti di te stesso, quando convinci il subconscio che quello che dici è vero, quando dai seguito a quello che dici e agisci con coerenza. Di conseguenza, è l'integrità che fa crescere la fiducia. È l'integrità che ti dà potere. Se affermi, finirò questo progetto entro le 18 di domani e rispetti la scadenza, fai capire al subconscio che la tua parola è affidabile. Il subconscio allora penserà, bene, questa cosa è sicura, posso fidarmi. Se alla base del senso di fiducia c'è l'integrità, il subconscio imparerà a fidarsi anche nelle questioni importanti. Farò avverare questo sogno entro la fine dell'anno. Il senso di fiducia costruito nel tempo farà di te un potente creatore di realtà. Le cose che penserai o dirai prima o poi diventeranno realtà. Una fiducia ripetutamente infranta indebolisce il potere di manifestare. Allora rendi affidabile la tua parola, smetti di fingere o mentire, onora gli impegni presi. Diventando una persona di cui ci si può fidare, inizierai ad attrarre persone, luoghi e organizzazioni altrettanto affidabili. Più sei fedele alla tua parola, più questa diventa forte. Sembra una cosa facile, ma non lo è. Ad ogni modo, funziona. Un segreto per riuscirci è quello di non fare promesse che non sei sicuro al 100% di mantenere. Ciò implica dire no molto più spesso di quanto comunemente si fa. E dirai sì solo quando lo intendi veramente, quando sai che puoi mantenere la parola data. Per quanto sia antipatico dire di no a qualcuno che ti chiede qualcosa, personalmente, quando non sono sicuro di poter adempiere alla richiesta, non mi faccio problemi a dirlo. Un altro aspetto importante è rispettare i tempi. Se dai appuntamento a qualcuno alle 3 devi essere sul posto. Sono piccoli dettagli come questo che fanno capire al subconscio se la tua parola è affidabile o meno. È una coerenza che pretendi da te stesso, non necessariamente dagli altri. Aspettarsi che gli altri tengano fede alla loro parola è solo fonte di frustrazione. Ogni giorno vedo e sento gente che non mantiene la parola data e neanche se ne rende conto. Ti mando quella email in serata e non la mandano. Ti faccio il bonifico lunedì e non lo fanno. Il film mi è piaciuto tantissimo e non è vero. Farò ginnastica tutte le mattine per le prossime 4 settimane e non la fanno. Ma questi non sono problemi tuoi, riguardano gli altri. Venendo meno alle loro promesse, si indeboliscono, si tolgono il vento dalle vele. Non serve punire chi ti ha mentito. Un bugiardo si infligge la punizione da solo. Di fronte a una bugia, il subconscio registra. Ah, quindi le sue parole non hanno niente a che vedere con la realtà. Comandi che una cosa succeda
e questa succede. Dici una cosa ed ecco che diventa realtà. Per manifestare un obiettivo che ti sta a cuore, ti consiglio di uscire dalla sfera del puro pensiero e di rendere specifico il tuo sogno, ovvero decidi quando dovrebbe avverarsi e quali azioni vorrai intraprendere per realizzarlo. Dopodiché, rimani fedelmente ancorato a esso. Se confidi profondamente nella sua realizzazione e ci credi con tutto il corpo, col subconscio, la mente e l'anima, attirerai magneticamente la realtà che corrisponde al tuo sogno. Vorrei ora approfondire il fenomeno della proiezione psicologica. Ad esempio, quando vedi bugiardi dappertutto e ti fissi su questo aspetto, significa che stai reprimendo il bugiardo interiore. Ecco perché, dentro di me, non mi fido di chi parla sempre dei difetti altrui, criticando vicini di casa, colleghi, clienti, ex coniugi, avversari, governi, organizzazioni, imprese o religioni. Non faccio mai affari con persone che vedono il male ovunque. Per me è un evidente campanello d'allarme. Non nego che certi difetti esistano. Tuttavia, ci vuole un ladro per riconoscerne un altro. Chi si focalizza troppo sulle bugie sta probabilmente reprimendo la propria mancanza di integrità, anziché prenderne coscienza. Quello che è in noi, ma che non vogliamo vedere, lo proiettiamo nel mondo esterno. Ecco perché solo un bugiardo vede bugiardi dappertutto e condanna il comportamento degli altri senza accorgersi dei difetti del proprio. Se invece vedi ovunque grazia, bellezza e verità, allora vuol dire che sei tu a essere così. Quando qualcuno mi parla entusiasta di vicini, colleghi, clienti, coniugi, organizzazioni, eccetera, so che sta proiettando la sua stessa grandezza. Vedi il mondo in base a come sei. Se pensi che il mondo sia noioso, il noioso sei tu. Se pensi che il mondo stia cadendo a pezzi, è molto probabile che la tua vita stia cadendo a pezzi. Se pensi che Dio sia un essere vendicativo che infligge punizioni, sei tu a essere così. Magari non lo vedi o non ne sei consapevole, ma nel subconscio si cela una natura vendicativa e aggressiva che proietti sulla tua idea di Dio. Se pensi che Dio sia un essere premuroso e amorevole, sei tu a essere così. Magari non lo vedi o non ne sei consapevole, ma questa natura premurosa e amorevole è nascosta nel tuo subconscio. Se pensi che l'universo pulluli di vita e di luoghi incredibilmente affascinanti, è perché quei luoghi sono dentro di te. In altre parole, sei tu a essere una persona incredibilmente affascinante. E allora, rivolgendovi l'invito a scegliere di vivere sempre più seguendo l'intuizione, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.